andiamo a vedere l'utilizzo di un ingresso analogico con la scheda Arduino. La scheda Arduino non può generare segnali analogici come abbiamo visto, li andiamo a simulare attraverso il PWM, però può ricevere in ingresso un segnale analogico. C'ha a questo scopo riservati 6 pin, i pin che trovate sulla scheda dal A0 alla 5, che sono utilizzati come pin analogici per l'ingresso analogico. Questi pin, in particolare il segnale che diciamo che entra in questi pin, viene inviato a dei convertitori analogico digitali interni, quindi diciamo il segnale poi viene trattato, viene convertito e trattato come un segnale digitale, ovviamente. Per leggere i pin del segnale analogico, il comando che viene utilizzato è il comando analog read. Ce lo andiamo ad appuntare qui. Analog read. R maiuscola, nel quale andiamo a indicare appunto il numero della porta analogica. Classico punto di virgola, quindi andiamo a utilizzare questa istruzione analog read indicando il numero di porta analogica e abilitiamo appunto la lettura del segnale analogico. Questa funzione va a convertire il valore di tensione presente su uno degli ingressi appunto analogici in un numero che va da 0 a 1023. Da 0 a 1023. Quindi abbiamo 1024 combinazioni possibili, ovvero 10 bit, facendo un po' di conti, 10 bit. Ovviamente bisogna tenere presente che possiamo collegare qualunque tipo di sensore analogico che però abbia una tensione di ingresso compresa tra 0 volt e 5 volt, che diventa dunque, come dire, il massimo valore accettato. Questo ci permette ovviamente di andare a calcolare anche il minimo valore rilevabile, cioè la sensibilità della scheda Arduino, praticamente pari a 5 diviso 1024, ovvero 0,0048 volt, ovvero 4,8 millivolt. Per quanto riguarda invece la frequenza di questi segnali analogici in ingresso, sappiamo che Arduino ha un clock, una frequenza di clock pari a 16 MHz. Tuttavia, il tempo di campionamento è molto più lento, cioè Arduino ha un tempo di campionamento è praticamente 100 microsecondi, ovvero 1 per 10 alla meno 4 secondi. Che cos'è il tempo di campionamento per quelli che ancora, diciamo, non hanno studiato questo aspetto di elettronica? Semplicemente per trasformare un segnale analogico in un segnale digitale, che è quello che in questo momento fa Arduino, abbiamo la necessità di prelevare dei punti per poterlo codificare. Ovviamente, diciamo, il numero di punti che io prelevo, vado a prelevare, mi fornirà la frequenza di campionamento. C'è però un limite che c'è dato al teorema di Shannon, cioè io non posso avere cioè devo avere almeno due punti, cioè devo campionare almeno alla frequenza doppia del segnale, cioè per assurdo devo almeno prelevare un punto e un secondo punto, cioè una frequenza doppia per ogni segnale, in ogni periodo dovrei avere due punti al minimo prelevati, condizione minima. Questo è quello che dice il teorema di Shannon ed è anche abbastanza chiaro, altrimenti non sarei in grado di ricostruire il segnale fedelmente. Cioè, per assurdo, se io prelevassi un solo punto a periodo, ne potrei prelevarlo
sfalsandomi rispetto, diciamo, al segnale, avendo poi un'idea, solo punto, diciamo, avrei, immaginate di avere un tempo di campionamento, un tempo di campionamento molto più grande del periodo, no? Comunque sfassato rispetto al periodo, io potrei rischiare di prendere il mio punto di campionamento, magari in punti diversi, e ricostruendo il segnale mi verrebbe qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che ho all'origine. No, immaginate che il segnale verde è quello che ho all'origine, il segnale rosso è quello che magari sto ricostruendo, cioè io vedo magari una sinusoide molto più lenta rispetto a quella che ho all'inizio. Di conseguenza, dice il teorema di Shannon, e devo campionare il segnale con una frequenza, campionare, cioè prendere dei campioni insieme con una frequenza che sia almeno maggiore o uguale a 2 volte la frequenza massima del segnale. Quindi immaginate di avere una sinusoide che è una frequenza fissa, ovviamente devo almeno avere 2 punti, significa dire questo. Tenete presente che il campionamento è tanto più, diciamo, ci permette di ricostruire tanto meglio il segnale quanti più punti riusciamo ovviamente a rilevare. Quindi, più punti io riesco a rilevare, più unendo quei punti, come il gioco di vedere la figura che esce unendo i puntini, ci permette di ricostruire fedelmente il segnale di origine. Bene? Vi abbiamo fatto un accenno ad un argomento che si studia di solito al quinto anno, quando si cominciano a trattare, si trattano i convertitori analogico-digitali. E quindi diciamo, stavamo dicendo questa cosa qua, il tempo di camminamento è lento, quindi è 100 microsecondi, vuol dire che vuol dire 100 microsecondi? Vuol dire che abbiamo 10.000 letture al secondo, quindi abbiamo, se questi sono, se TC è 1 per 10 alla meno 4, vuol dire che la frequenza di campionamento reale è 1 fratto, ricordatevi il legame tra tempo e frequenza, l'inverso, 1, periodo e frequenza, adesso 1 per 10 alla meno 4, ovvero 10.000. Quindi ho 10.000 letture al secondo, cioè 10 kHz, praticamente una frequenza di 10 kHz, sto dicendo, quindi la mia frequenza di campionamento con Arduino diventa 10, cioè scusate, il numero di letture al secondo, no? Il numero di letture al secondo, la frequenza massima che posso avere diventa 10 kHz, a questo punto, frequenza di campionamento, no? Massima che posso avere diventa 10 kHz, a questo punto vedete che se io devo avere, devo rispettare il teorema di Shannon, il massimo segnale che posso mettere all'interno avrà una frequenza, deve essere massimo 5 kHz. Ora ricordate che la voce umana va all'incirca dai 2 Hz, dai 20 Hz ai 20 kHz, la voce umana. Quindi immaginate che io riesco a campionare appena la voce umana, quindi diciamo Arduino non è in grado, diciamo, di lavorare bene, fedelmente, quantomeno, con i segnali audio, diciamo, musicali, con la musica, mentre possiamo campionare, diciamo, la voce umana fino a circa 4 kHz. Quindi, con Arduino possiamo lavorare, diciamo, circa, perché 5 kHz è proprio il limite superiore, circa fino a 4 kHz. Quindi riusciamo a campionare almeno la voce umana fino a 4 kHz, quindi le frequenze più alte già non le riusciamo a prendere. Questo, diciamo, è un poco il limite in frequenza di Arduino. Allora, il modo più rapido, ecco, per utilizzare un ingresso analogico, per mostrare un ingresso analogico, per fare qualche esercizietto, è quello di utilizzare un potenziometro, un trimmer. Nel potenziometro noi andiamo subito ad indicare, ecco, qui ne vedete un'immagine, proprio quella da 10K che utilizzeremo noi. In questo, proprio nella prospettiva in cui lo vediamo, si distinguono i piedini A, B e C.
e immaginate di vedere internamente in vista frontale lo stesso oggetto, quindi vista frontale vuol dire che sto vedendo qui la manopolina e la manopolina immagino che viene verso di me, allo stesso modo avrò i pin A, B e C. Allora, dobbiamo immaginare questo e dobbiamo, come funziona, diciamo, questo nostro potenziometro? Ecco, collegando il pin A alla tensione alta e il pin C a massa, bene, quello che vediamo è possiamo regolarlo in base appunto alla resistenza, ecco, che si manifesta in questo potenziometro, possiamo regolarla in base alla regolazione della manopola collegata al pin B. In particolare, se questa manopola è tutta portata verso A, avremo praticamente ai capi di questo oggettino, perché la tensione la andiamo a prendere poi ai capi di B, avremo praticamente la tensione massima, quindi 5 volt. Se invece la manopola va tutta verso C, vedremo la tensione minima, 0 volt, no, vedremo il collegamento a massa. Quindi diciamo che questo è un po' il suo andamento e quello che otteniamo è la partizione appunto della tensione lungo tutto il potenziometro, perché questo si comporta come un partito di tensione. Quindi andiamo a frazionare la sua resistenza, i 10K, in proporzione al movimento della manopola. Come andiamo a collegarlo alla nostra scheda Arduino? Allora, semplicemente un primo esercizio che si può fare, quello considerando appunto la nostra scheda Arduino e sfruttando il monitor seriale, è quello di collegare il nostro potenziometro all'ingresso a zero. In questa maniera qua, praticamente ecco qui il nostro potenziometro, questo è l'ingresso a zero, questa è la tensione 5 volt che ci andiamo a prendere sempre da Arduino, questo è il GND, il ground, che sempre andiamo a collegare ad Arduino. Come sono collegati i morsetti A, B e C? Saranno posti in questa maniera qua. Il morsetto A sarà collegato all'alimentazione a 5 volt, il morsetto B sarà collegato all'ingresso a 0 e il morsetto C sarà collegato al ground. Andiamo in questa maniera a realizzare i collegamenti del potenziometro e andiamo poi a leggere il segnale attraverso l'istruzione che abbiamo detto precedentemente, analog read, a 0, in questo caso qua, punto e virgola, analog read a 0. Andiamo a mettere questo in una variabile, useremo int b nel nostro programma, quindi quello che andiamo a leggere lo andiamo a leggere in questa maniera qua e lo andiamo a mostrare con un serial print. Lo andiamo a mostrare sul monitor seriale in modo da vedere man mano i valori che scorrono, che ovviamente saranno tra 0 e 1023. Com'è il programma? Andiamoci a vedere un attimo il programma che abbiamo scritto. Il programma è molto semplice, abbiamo il serial monitor, serial begin, andiamo nel void loop a dichiarare una variabile v intera che va a leggere, perché il comando per leggere come vi ho detto, il pin analogico è analog read a 0, gli indichiamo il pin che vogliamo leggere e andiamo a stampare semplicemente sul serial monitor quello che stiamo leggendo con un ritardo di 100 millisecondi per avere il tempo di leggerlo. Il circuito montato, vedete, poi vediamo un attimo il circuito, chiudiamo questa parte del codice. Il circuito montato prevede a 0 messo sul terminale B e sul terminale A e sul terminale C ci sono il positivo e la massa. Andiamo a simulare il nostro sistema, dobbiamo andarci a vedere il codice perché dobbiamo vedere anche il monitor seriale. Vedete che man mano che io muovo
Il potenziometro varia la tensione fino ad arrivare a zero. Aumenta e diminuisce, come potete vedere, ecco qua. Come potete leggere dal monitor seriale. Qui è al massimo e qui è al minimo. Ok, allora andiamo a vedere invece una piccola variazione. Andiamo cioè a vedere come utilizzare un trimmer per impostare delle soglie, per impostare dei parametri che possono essere segnalati o possono servire appunto per segnalare qualche cosa mediante un dispositivo ottico o acustico, o anche per andare a generare diversi comportamenti di un attuatore. Quindi alla fine andiamo a vedere l'utilizzo di un trimmer per impostazione di parametri. Sostanzialmente che vogliamo fare? Allora, immaginate che, diciamo, tramite un trimmer possiamo identificare delle soglie, ovvero identificare un limite superiore che magari non vogliamo superare, quindi diamo un segnale di allarme, vogliamo identificare un limite inferiore che non ci dà problemi, vogliamo identificare una fascia intermedia che potrebbe essere una fascia di preallarme in cui avere una segnalazione particolare. Tutto questo lo possiamo fare considerando, per esempio, un diodo LED controllato dal trimmer, il trimmer che sopra un certo valore va a dare un segnale di allarme fisso, che tra due valori va a dare invece un segnale, un lampeggio del LED, che sotto un determinato valore tenga il LED spento. E quindi vogliamo realizzare, diciamo, sostanzialmente questo sistema anche di questa impostazione di parametri, questo sistema di allarme, questa segnalazione. Per fare ciò ci andiamo a vedere un attimo schematicamente come dovremmo andare a realizzare il sistema. Nella nostra praticamente scheda Arduino andiamo ad aggiungere, oltre al pin a 0, che in questo momento resta legato al potenziometro, andiamo ad aggiungere dall'altro lato il nostro pin 7, il nostro LED, sempre con la resistenza, con il resistore di protezione. Questo è il circuito che dobbiamo realizzare e non lo andiamo stavolta a simulare con Tinkercad perché l'abbiamo proprio realizzato. Andiamo tuttavia un attimo a mostrare il programma. Allora, vedete nel programma che cosa abbiamo fatto. Vediamoci subito il void setup, poi torniamo sopra un attimo. Nel void setup andiamo a richiamare sempre il monitor, così vediamo l'analogia tra il monitor seriale anche e il LED, e andiamo poi nel void loop a leggere il valore del nostro pin analogico. Andiamo sempre a mostrare questo valore nel monitor seriale, però andiamo anche a fare una serie di, diciamo, andiamo a separare un attimo la casistica che si può verificare con un if else if come struttura. Allora, vedete, andiamo a dichiarare che se il valore, diciamo, rilevato l'analog grid è maggiore di 7,50, allora il LED deve essere illuminato in maniera fissa. Se è tra 7,50 e 50 deve blinkare, deve lampeggiare. Se è tra minore, scusate, 2,50 deve rimanere spento. Vi faccio osservare che abbiamo utilizzato la funzione blink
E ho dovuto richiamare, non abbiamo costituito una libreria, ho dovuto richiamare per intero nel programma. Quindi l'ho riscritta, diciamo, come funzione e vado a richiamarmi la funzione blink che dà, che riceve, diciamo, dal programma il PIN e il tempo di attesa per la parte alta e la parte bassa. Va bene, procediamo a vedere il circuito. Allora, come avevamo detto, andiamo a vedere il funzionamento del circuito. E quindi vedete qui è montato il circuito, c'è il potenziometro, c'è il LED con il sensore di protezione che dovrà accendersi solo superata una certa soglia, lampeggiando inizialmente fino a che non supera la soglia anche superiore e deve rimanere acceso fisso. In contemporanea possiamo andare a vedere il comportamento del sistema sul monitor seriale. Allora, vedete in questo momento sul monitor seriale vediamo che il nostro segnale è a zero e adesso pian piano andiamo ad accendere il LED, a variare il LED. Vedete come pian piano cresce il valore ancora. Ecco, adesso comincia a lampeggiare, abbiamo superato la prima soglia. E andiamo ancora a salire piano piano, vedete, siamo per raggiungere la seconda soglia ed ecco il LED rimane acceso fisso finché non arriviamo al massimo. Adesso possiamo fare il passaggio inverso andando a regredire piano piano con i valori, vediamo che il LED passa dall'accensione fissa al lampeggio e scendendo ancora sotto la soglia dei 2 e 50 si spegne completamente. Questo era quanto volevamo vedere. E potete ripetere, diciamo, questo test e possiamo pensare ad applicazioni in cui possa servire appunto indicare o considerare due soglie controllate da un potenziometro e un trimmer. Buon lavoro!